buonasera a tutti i tifosi napoletani e a chi ci segue sia sul sito e sulla pagina di Tifosi Napoletani. Come promesso, un'iniziativa da parte di Gennaro Montuori che ho avallato immediatamente. Vogliamo stilare il best 11 del Napoli di tutti i tempi. E chi meglio di Gennaro, che ha più di 40 anni di militanza sullo stadio e a contatto con i calciatori, chi meglio di Gennaro ci può fare la migliore formazione del Napoli di tutti i tempi, il miglior 11 basato, ci abbiamo pensato, su un bel 4-3-3. Gennaro, avevi pensato anche a un premio per far partecipare anche i nostri lettori, per far dire la loro, insomma. Ce la vuoi presentare allora questa iniziativa? Ma sono due le cose. Uno, faremo due squadre, perché è difficile in migliaia di giocatori sceglierne solo 11. Rimane il dubbio sempre chi è. Due diventa più facile, però i primi 11 con le 11 riserve, che poi non sono riserve, soprattutto col calcio di oggi, perché ci sono tante manifestazioni, Champions, Scudetto, Europa League, le nazionali, per cui facciamo 22 giocatori più allenatori. L'iniziativa consiste in questo: vinceranno due persone, gli faremo un premio, primo classificato e secondo classificato, di cui verranno in trasmissione a ritirare questo premio, e poi li porteremo dopo con tutti noi a mangiare con gli ospiti nostri, di quelli che poi hanno dato praticamente il contributo di selezionare i ragazzi che hanno scelto la formazione più bella. Quindi mi è sembrato di capire sia un trofeo più la cena con, insomma, la redazione Tifosi Napoletani, ex calciatori. Tu ti ricordi che è straordinario il nostro tipo di parte. Mi sembra un'iniziativa interessante, soprattutto per chi è tifoso del Napoli. Partiamo proprio dai portieri. Vuoi partire dal portiere? Vai con il portiere, allora, Gennaro. Allora, la storia viene anche raccontata, non solo dal sottoscritto, ma la storia è raccontata dai nostri antenati, i nonni, papà, i zii, fratelli. Praticamente mi si racconta che il grande portiere di allora era Sentimenti, portiere straordinario, addirittura era una dinastia di tanti fratelli, ma questo portiere fu chiesto dalla Juventus e non volle andare, e rimase per tutta la sua vita a Napoli. Soprattutto lasciò la vita a Napoli, morì, Sciarì lo chiamava, Sciarì. E intervenne anche in un'intervista alla Rai quando il Napoli diventò campione d'Italia per la sua felicità. E c'è anche dei parenti, sono stati anche premiati da noi, nipoti, e questo è un dato straordinario. Poi c'era un altro grande portiere che volava, ed era Bugatti, un altro grandissimo portiere, ma qui parliamo sempre di storia, perché poi quando se ne andò Bugatti, io crescevo, e a 4 anni praticamente il Napoli vinse la Coppa Italia, il Napoli... E poi sono passati tanti portieri, praticamente c'era Kuman che poi diventò secondo perché dicevano che giocava la sera perché Bandoni non vedeva bene, ma non era vera ai fini. Era che Bandoni gli lasciava spazio, Kuman, Pacifico Kuman, gli lasciava spazio perché è anche giusto comunque far giocare un'altra persona. E c'era un grande rapporto perché il primo e il secondo portiere rendono forte una squadra quando sono amici, perché anche l'altro allena, ti rimporta, praticamente ti dà una mano. Si allenano insieme ed è fondamentale che l'allenamento dei portieri parte soprattutto da un allenatore dei portieri. Allora lo facevano direttamente due portieri, forse anche il terzo. Poi arrivò Bandoni e a me fu il mio primo idolo, il portiere che mi entusiasmava di più, insieme a Sivori, Altafine e Canè, però in questo caso parliamo dei portieri, e Bandona mi regalava delle emozioni indifferenti. Tant'è vero che quando ero bambino io andavo a giocare, avevo 8 anni, ai giardinetti, quando non andavo a scuola e facevo il cosiddetto filone, facevo festa, andavo a giocare a giardinetti e iniziavo da portiere, facevo delle grandi parate, però la sera mi ricordo che me ne tornavo a casa con tutte scorie tra le braccia, sulla spalla, dissi no, basta, il portiere lo faccio, però ci vi sono Bandoni. Poi per tornare poi ai portieri, successivamente a Bandoni arrivarono altri portieri, al cambio con Bandoni arrivò Zoff. Bandoni quando venne a Napoli mi rimase strabiliato, ne rimasi affascinato, perché vidi che in tutti i settori c'erano tutti quanti i tifosi per dare i fiori a Bandoni. Bandoni si sentiva a casa sua, tant'è vero che la partita finì 0-0.
Zoff era il portiere del Napoli, Bandoni del Mantova, Altafini tirò un calcio di rigore e Bandoni lo parò. Si intossicò la giornata, però uscì tra gli applausi degli 80.000, allora anche 100.000 ne era. E Bandoni fu acclamato da tutto lo stadio. Questo rimase in me un qualcosa di forte. Poi continuammo con Dino Zoff, che lo metto tra i primi due portieri nella scelta dei migliori portieri della storia del Napoli. Dino Zoff, che è stata la storia del Napoli, perché poi è stato un portiere superlativo che ha colpito un po' tutti, dal Napoli alla Juventus, e poi è stato campione del mondo a 40 anni, ha vinto tanto con la Juventus. Il Napoli avrebbe dovuto evitare di cederlo, ma purtroppo sappiamo come andarono le cose. Ferlain non era una potenza economica, in quanto c'erano delle grandissime aziende dietro alle squadre di calcio, addirittura c'erano i Moratti, che erano una forza della natura, gli Agnelli. E il Napoli comunque, mi ricordo che combatté per qualche anno per i primi posti della classifica. E Zoff già lo metto tra i primi due. L'altra tua scelta è il portiere che subito lo sostituì, o... Carmignani, all'altezza, no? Infatti io ritengo che c'era un portierone nel Napoli, si chiamava Pasquale Fiore, che vinse proprio nel 75, vinse il torneo di Viareggio e doveva passare in prima squadra. Il Napoli lo fece anche debuttare, anche bravo. Prese un gol contro il Bologna a causa di Punziano, un giocatore che non era un granché. Non era male, però non era proprio un top player come difensore centrale. E questo, praticamente questo giocatore sostituiva Vassori, che era un grandissimo campione, che ha avuto un grande infortunio. Però praticamente passò una palla indietro e fece prendere il primo gol a Fiore. Secondo me Pasquale Fiore poteva essere uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano. Il Napoli lo diede in prestito alla Paganese, fece un campionato straordinario. La Paganese andò un passo dalla Serie B. Con Rambone Canzone ebbe ragione, perché la squadra perse solamente all'ultima, in uno spareggio perse il campionato, la Paganese non andò in B per un soffio. Poi il Napoli lo riprese e poi lo fece girovagare. Addirittura presero Carmignani, che secondo me era bravino con i piedi, ma era zero come portiere. E poi successivamente un altro scarso, che non me ne voglio dare nella schiera degli angeli, perché è una brava persona, Mattolini. Sì. Non ci dimostrarono all'altezza. Poi finalmente passò quel mi pare che lo chiamavano Saponetta, o sbaglio, era lui che lo chiamava Saponetta, sì, si faceva scivolare le palle tra le mani. Ma per gli tirarono proprio vicino a me una scarpa in testa, perché fece una papera con la palla in mano, però la fece anche Zoffè. Però ti dico che Mattolini, nonostante fece qualche palla, salvò tantissimi risultati, fece delle cose anche straordinarie, e il Napoli arrivò nei primi cinque posti ed ottenne anche un posto in UEFA alla guida con Di Marzio, per cui Di Marzio, con tanti giovani, compreso Mattolini, c'era Stanzione, Capone, Mocellini, il Napoli riuscì, anche grazie ai vari campioni che erano Bruscolotti, che ormai si stava consacrando, anche se ha continuato a giocare 10 anni dopo, c'erano Giuliano, Savoldi, era arrivato Chiarucci, per cui anche quel Napoli aveva Esposito, anche quel Napoli dimostrò anche di essere un buon Napoli, nonostante la linea giovane. E poi arrivò il portiere che io preferisco, anche se non ha vinto, è stato ad un passo dallo scudetto, Giaguaro Castellini. Per me è stato il più bravo, io vivendoli da vicino questi portieri, so veramente con realtà il valore. Castellini era uno che faceva un volo, era difficile poterlo imitare. Castellini andava nell'incrocio dei pali con una forza della natura. E poi aveva vinto lo scudetto col Torino, col Grande Torino, e fece veramente un grandissimo campionato. Poi il Napoli riuscì a prenderlo, perché aveva litigato con Radice, di cui che si portò indietro anche Caporale, che fu libero del successo anche del Toro. Ma a Napoli fu una grande delusione, Vittorio Caporale. Se lo portò perché erano entrambi nemici di Radice. Poi sappiamo la storia degli altri portieri. Castellini è rimasto per diversi anni, ha dato un grande contributo anche nelle salvezze, che sono come uno scudetto. E poi lottammo per lo scudetto, lo perdemmo, tutti sappiamo, come un autogol di Ferrari, qualche gara 88, gol Perugia.
e soprattutto stando per 90 minuti nella porta del Perugia e non riuscimmo a fare quello. Così perdemmo lo scudetto. Rimase anche fino al primo anno con Maradona e poi dopo restò per l'allenatore dei portieri che insegnò Tagliatelle ed altri. E poi parliamo di tanti portieri che sono stati meteori, sono stati anche bravi a continuare. Abbiamo avuto però due portieri straordinari, uno si chiama Garelli, che ha vinto prima di tutti e parava con i piedi e aveva comunque ottenuto dei grandi risultati. E poi, abbiamo avuto il grande Giuliani, che è quello che ha vinto di più per la storia. Perché oltre a vincere il campionato, la buon'anima del grande Giuliano Giuliani, vinse anche la Coppa UEFA e nessun portiere mai è riuscito a vincere due trofei così più importanti, Coppa UEFA e campionato, mentre Carella aveva vinto Coppa Italia, campionato. Poi sono arrivati man mano tutti quei portieri, potrei raccontarti tante storie, ma mi soffermo a parlare di due portieri straordinari che sono Tagliatela e Jezzo, che la nostra fortuna è che sono stati napoletani. Gli altri non è che mi hanno convinto tanto, quello che mi piaceva era Reina, oltre a Jezzo che è venuto dopo, Reina, un poco fuori De classe con i piedi. Fuori classe io lo ricordo oggi a Meret, che potrebbe essere il Dino Zoff, perché Dino Zoff diventò grande a Napoli a 26 anni, fu preso anche in tarda età. Meret ne ha appena 23 e secondo me potrebbe descrivere la storia dei portieri. Ma secondo il mio modesto parere, Ospina è forte nello spogliatoio, non in campo. E stanno facendo giocare Ospina. Ma non dovrebbero mai perdere bene, che potrebbe essere poi il portiere che potrebbe cambiare la storia dei portieri, che adesso stasera confermo, Castellini e Zoff. Però a malincuore, perché il portiere più amato nella storia del Napoli è Batman Pino Tagliatela, e poi c'è anche un certo Gennarino Jezzo di Castellammare, e che sono due uomini straordinari. E Jezzo ha rifiutato il Cagliari e la Serie A e che poteva andare in per venire a Napoli, e questo è un altro grande merito, è un altro amore per noi napoletani. Però quei due sono proprio l'emblema, compreso Giuliani e Carella, però scelgo questi due. Quindi diciamo Zoff e Castellini. No, Castellini per primo, anche quindi se Zoff, perché Zoff ha avuto una carriera superiore, ma non il Napoli, certo. Perché io certo. Nel Napoli Castellini è il migliore. Così, Gennaro, come ti assicuro che negli anni 90 c'era un amore verso Pino Tagliatela, lo si avvertiva in curva e anche tra i ragazzi, un amore... A me è stato almeno centinaia di trasmissioni, ma c'è stata anche un napoletano, anche per poco, è stato Fernando Coppola, però sì. Lo hanno ricordato, ma è stato un buon portiere, ha fatto la sua grande carriera, e poi c'era un altro che voglio ricordare che non c'è più, è Franco Mancini. Vabbè, abbiamo dato anche modo, insomma, a chi ci ascolta di fare un po' mente locale, di fare la loro scelta, insomma. Io magari, Gennaro, una volta che avrai finito con il tuo best 11 con riserva, ti dirò anche la mia, anche se apparteniamo. C'è da aggiungere un qualcosa di importante, che molto spesso un grande portiere è fatto da una grande difesa, soprattutto i difensori centrali, soprattutto il libero. E Castellini aveva avuto Kroll e aveva avuto un altro grande difensore centrale che era Moreno Ferrario, che era bravo. E poi avevamo Bruscolotti sulla destra, Palifiero. Cioè praticamente in marcatura eravamo i migliori con Bruscolotti e Ferrario, che era arrivato a Napoli a 17 anni. E poi avevamo Rudy Kroll, il libero della fantasia della storia. Castellini ha avuto anche davanti dei giocatori più mediocri come liberi, ha avuto Masi, Marco Masi, ha avuto qualcun altro, Caporale, che non si dimostrò all'altezza. Mauro Bellucci, ancora un nazionale che venne dalla nazionale, lo acquistammo, ma non nemmeno lo dimostrò il proprio valore. Per cui ci sono da aggiungere questi fattori che sono... Qualche terzino di nome fra Pampina. Però c'è da aggiungere che Zoff aveva avuto comunque anche lui dei giocatori importanti, Mario Zurrini, Panzanato, gladiatore, avevano avuto Nardin, e poi strada facendo erano arrivati altri difensori come Monticolo, Pogliano, però ti assicuro che Panzanato per me era il più bravo di tutti. Un marcatore faceva piangere gli avversari, li puniva fisicamente e calcisticamente. Allora, Gennaro, la formazione di Gennaro, la storia parla. Allora, primo Castellini e riserva subito Dino Zoff. Allora, noi... Gennaro,
prima puntata partiremo con i difensori, partiremo da un difensore che ha segnato il primo gol della storia del Napoli, che si chiamava Pippone, che ho avuto anche il piacere di conoscerlo, perché stava giù a Santa Brigida, vicino alla galleria, c'aveva un bar. Wow, e poi, c'era... poi c'erano Gramaglia, Vinei, anche altri campioni, però Pippone era quello che era più amato dai Napoli. E poi arrivarono un duo formidabile, che erano Comacchi e Greco, e facevano la difesa che faceva tremare gli avversari. Fu la prima volta che il Napoli dettò legge in difesa: Bugatti, Comacchi e Greco. Ok, vabbè, non ci anticipare niente, Gennaro. Esatto, non svegliamo il resto. Partiamo domani con il terzino destro. Allora, una buona serata a tutti. Facciamo proprio i marcatori, scegliamo i due marcatori a destra e i due marcatori a sinistra. Poi ci scegliamo il frutificante, perché andiamo con il calcio attuale, dove il primo frutificante della storia del calcio italiano fu proprio un giocatore del Napoli che è scomparso poco tempo fa, che si chiama Dolo Mittone, e poi lo susseguì Facchetti. Infatti Herrera voleva Mittone e Napoli non volle cederlo. Abbiamo raccontato anche un pezzo di storia. La storia, Gennaro. E approfittiamo anche, Gennaro, per invitare chi non lo avesse fatto ancora ad andare sul sito, dove possono tranquillamente vedere tutte queste puntate storiche che davvero fanno venire i brividi. Un auto record di ascolti, anche bella, se qualcuno ha trovato la scusa, perché in questo momento sai l'occasione per l'uomo là e non vuole pagare, e giustamente chi chiede una riduzione per tutto quello che è accaduto. E c'è invece chi invece vuole approfittare per sparare addosso. E questo molto spesso lo fanno i grandi imprenditori. È un po' questa città. Però in questo momento colgo anche l'occasione per dire: compriamo in Naples, made in Naples. Poi se non è in Naples, compriamo in italiano, ma siamo attenti a comprare da fuori. O quantomeno il sud. Gennaro, buona serata. È stato un piacere. Ciao Marco Silva, buona serata. Un abbraccio a tutto al nostro sito www.tifosinapoletani.com. Ciao, forza. Buona serata, Jenny. Domani la storia. Chi non la rispetta non merita.